trovati al nostro webinar, datemi conferma audio video cortesemente. Perfetto, ok, ci siamo quindi, ben ritrovati al nostro appuntamento del mercoledì sulle piazze affari Wall Street, sulle azioni, sul mercato azionario, quindi sulle azioni che stiamo noi seguendo. Ormai già abbiamo realizzato diversi appuntamenti, utilizzando ormai un mese a questa parte che stiamo cercando di captare quelle che sono le migliori opportunità dopo aver fatto con alcuni di voi un backtest del nostro portfolio azionario. Cerchiamo appunto di diffondere, quantomeno sotto il punto di vista formativo, come costruire e gestire al meglio il proprio portfolio di medio-lungo periodo. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea Di Marco, sono analista della firma XTB, X-Trade Brokers, già da diverso tempo mi occupo soprattutto del mercato azionario e dell'attività di scalping sul DAX. E vi ricordo che attraverso il nostro canale YouTube potete tranquillamente rivedere le nostre ultime sessioni. Okay, questa mattina abbiamo fatto un live trading sul DAX che è andato veramente molto molto bene. Vi consiglio appunto di rivedere quest'ultimo, scalping sul DAX, tanto per farvi capire anche come combinare l'attività intraday con l'attività di medio-lungo periodo, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare qui dalla nostra sala trading. Ovviamente ringrazio i nostri partner di investing sostanzialmente, e attraverso l'utilizzo della nostra piattaforma avete sempre l'opportunità di essere aggiornati un po' su tutte le ultime news direttamente. Lo vedete qui direttamente anche sul tool della piattaforma News. Avete l'opportunità appunto di ricevere anche segnali, idee di trading, in modo tale da poterli utilizzare in maniera live sul vostro telefono, comunque sia sul vostro dispositivo che state utilizzando in quel momento. E prima di iniziare, quindi di fare un attimino un giro sulle stocks per vedere un attimino quelle che abbiamo dentro, com'è la situazione un po' in generale degli indici, avviso su esonero e responsabilità nel webinar: qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazioni forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento, sono dati con finalità educativa in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Avvertenza sul rischio: il tuo capitale è a rischio, novità, assolutamente novità. Le perdite non possono eccedere il valore dei depositi. È un servizio che noi di XTB abbiamo, okay, rispetto magari ad altre piattaforme. Lavorando con XTB non si può eccedere il valore dei propri depositi. Questo proprio a partire dal 1 ottobre di questo mese, quindi sono 25 giorni che abbiamo attivato questo servizio. Io faccio sempre un esempio: se deposito ad esempio 5.000 euro, quello è il mio rischio massimo sul conto XTB. Ok? Quindi è un aspetto molto molto importante, molto interessante, sempre da tenere in considerazione. E sulla nostra piattaforma abbiamo già suddiviso un po' le varie categorie. Vi dico subito che questa settimana qui è stata una settimana assolutamente è una settimana, perché comunque siamo ancora a mercoledì mattina, assolutamente importante, perché abbiamo un calendario non macroeconomico, ma bensì un calendario rilascio utili veramente molto molto
interessante, ok? Un calendario di rilascio utili che ci fa un po' saltare dalla sedia sotto questo punto di vista, perché sicuramente è una settimana in cui lo avete visto magari nell'analisi settimanale del lunedì, che ci permette di capire effettivamente un po' come sono state le ultime trimestrali, quindi le trimestrali da estive, che sono sempre le più difficili, le più ostiche da valutare. Molte aziende hanno effettuato queste release, e in particolare avevamo anche alcune azioni che hanno prodotto dei movimenti proprio su queste release, ok? Ad esempio, alcune che abbiamo visto durante il corso di questa settimana qui. Ad esempio, lunedì c'è stata Lee Burton, che è un'energetica statunitense che abbiamo introdotto come stock picking nel nostro portfolio. Avevamo Saipem, abbiamo comunque altre situazioni piuttosto interessanti, come ad esempio Whirlpool, che è un'altra di quelle aziende che sto tenendo sott'occhio, CaixaBank, per il discorso delle spagnole, del mercato spagnolo, Capital One Financial, che è un'altra che lo vedremo tra poco in portfolio. Quindi una situazione, General Motors, una situazione piuttosto importante, piuttosto interessante, ok? E da poter verificare. Vedete qui tutto l'elenco, che quindi produrrà sicuramente un po' di volatilità sul mercato, sostanzialmente. Tra l'altro, abbiamo anche dei giganti, perché Coca-Cola, ad esempio, è un'altra di quelli che stiamo tenendo sott'occhio. Veramente un elenco infinito, ok? Abbiamo Google, domani un elenco infinito che comunque sia, fare un po' dirle tutte, staremmo qui un'ora e mezza. Però a noi quelle che ci interessano sono quelle che comunque o già abbiamo in portfolio, o comunque sia quelle che stiamo un po' cercando di captare proprio sul mercato per poterle inserire, sostanzialmente. E partendo proprio da Piazza Affari in quest'ultima settimana qui, come vedete, ha avuto una settimana piuttosto positiva, okay, di recupero. Noi personalmente in questo momento avevamo solo ed esclusivamente due azioni. Le azioni che avevamo scelto sotto questo punto di vista erano, lo vedete qui nel nostro portfolio, che abbiamo costruito proprio grazie agli amici di investing. Sostanzialmente avevamo Unipol e Saipem, ok? Sono due azioni che, come vedete, già abbiamo da un paio di settimane, 1,74% in questo momento qui. Vi ricordo, per chi è la prima volta che ci segue, Unipol e Saipem hanno lo stesso peso specifico, ok? Quindi in questo caso qui vedete 5.000 euro cada azione. Diciamo che per familiarizzare al meglio con il tipo di lavoro che stiamo cercando di fare, visto che è comunque un progetto abbastanza complesso, e il consiglio che do è proprio di partire con pesi standard, e poi da lì cercare un attimino di muoversi con average up e average down, e cercare un attimino di fare eventuali coperture. In questo momento coperture sul mercato non ne abbiamo fatte, ok? Al momento non mi sembra che ne abbiamo particolarmente bisogno. Possiamo sì incrementare questo portfolio qui italiano, quindi sulle blue chips italiane, andando a ad inserire due stocks piuttosto interessanti che ho selezionato qui direttamente in piattaforma. La prima è Unicredit, ok?
so che abbiamo perso un piccolo 1 euro già su questo swing, però diciamo che Unicredit ha un obiettivo piuttosto importante, piuttosto interessante, quindi sotto questo punto di vista abbiamo come target price la possibilità comunque di rivederlo in zone molto più ampie, Unicredit, addirittura di replicare un po' l'ultima zona dei massimi, ok? Lo vedete qui proprio in un grafico daily, quindi Unicredit sotto questo punto di vista, per un'operazione, quindi per un arco temporale piuttosto breve, anche magari un paio di settimane barra un mese, la possiamo inserire tranquillamente nel nostro portfolio. L'abbiamo presa un po' tardi, l'abbiamo presa in questo caso qui, ad esempio, anziché magari inserire un size di 5.000 euro, quindi lo prendiamo come unità di riferimento, magari possiamo fare anche la metà, sostanzialmente possiamo fare un'altra stock che a me piace in maniera particolare e che vedo una proiezione piuttosto interessante, che vi volevo segnalare, è Eni. Okay? Eni è una di quelle azioni che in questo momento qui potrebbe avere davvero come movimento catalizzatore questa situazione d'impasse che abbiamo sul petrolio. Okay, e sul settore energetico un po' in senso assoluto, e potrebbe avere in questo caso qui un'ottima soluzione. Perché? Perché in questo caso qui abbiamo uno stop loss, più che altro un livello di uscita piuttosto stretto, proprio dopo aver fatto qualche giorno fa, dal punto di vista tecnico, questo doppio minimo piuttosto interessante a 13,70, lì potrebbe essere il nostro livello di uscita. L'obiettivo su Eni è addirittura anche abbastanza ambizioso, perché in realtà per chi lo volesse comprare per un'ottica di medio-lungo periodo, le proiezioni qui che ho su Eni dal punto di vista della volatilità sono addirittura di poterla rivedere proprio sotto i 15,80, quindi intorno ai 15,80, sotto i 16 sostanzialmente. È una proiezione piuttosto ambiziosa, visto gli ultimi livelli di volatilità che ha avuto il titolo praticamente negli ultimi mesi sostanzialmente, soprattutto nell'ultimo anno, perché comunque abbiamo una proiezione piuttosto importante, che addirittura per i cassettisti potrebbe recuperare anche zone molto molto più ampie. Quindi, siccome qui cerchiamo anche di fare una rotazione che passa dal settimanale fino a livelli trimestrali, ovviamente Eni in questo momento qui è un titolo che possiamo mettere anche in portfolio, perché comunque sta seguendo le blue chips italiane. Quindi, sotto questo punto di vista, il primo target price che possiamo dare di Eni è sicuramente una zona intorno ai 15 e 60 sostanzialmente, quindi è una zona piuttosto fattibile e una top che vi volevo segnalare insieme a Unicredit. Un altro titolo sempre sul mercato italiano che ci piace per inserire sempre nel nostro portfolio è Telecom. Ok, eccola qui, lo vediamo qui in un grafico orario, cerchiamolo di seguire soprattutto su un grafico daily, un po' il lavoro che facciamo dal punto di vista daily. Siamo arrivati su una zona di supporto, di accumulazione piuttosto importante, 0,76. Anche su Telecom Italia abbiamo una proiezione piuttosto significativa, anche in questo caso qui, come nel caso di Eni, dal punto di vista tecnico abbiamo una zona di stop intorno ai proprio intorno ai 0,74. Dal mio punto di vista è molto appetibile
anche Telecom Italia, soprattutto in vista dei possibili, delle possibili investimenti che ci saranno a partire proprio da gennaio, che potrebbero comunque, che sono stati annunciati un paio di settimane fa, che dopo aver scontato un po' una situazione piuttosto, diciamo, difficile, potrebbe far rivalutare proprio il titolo. Investimenti che riguardano soprattutto paesi del Latino America, dove scusate, Telecom Italia sta cercando un attimino di avere degli orizzonti un po' più ampi sotto questo punto di vista, cercare un po' di recuperare un po' il brand che aveva magari in passato. A noi quello che ci interessa qui, ovviamente, cercare di portarci a casa nel miglior modo possibile le oscillazioni di mercato ovviamente a nostro favore, e un obiettivo fattibile anche in questo caso qui di Telecom Italia, per chi volesse, optasse per questa azione qui, è sicuramente la possibilità di rivederlo in zona 0,88-0,89 da qui a fine anno, quindi mancano 2 mesi, quindi è un obiettivo piuttosto appetibile. Abbiamo quindi per il quanto riguarda Piazza Affari, per quanto riguarda il mercato italiano, 5 stock piuttosto interessanti. Avevamo già Unipol Saipem inserito, vedete anche Unipol Saipem in questo momento abbastanza, scusate, Unipol Sai abbastanza congestionato, ha un alti e bassi, vediamo se ci riesce a fare un piccolo breakout al rialzo per farci portare a casa una situazione importante sul nostro portfolio. Poi abbiamo Saipem, eccola qui, anche in questo caso qui, dopo aver scontato negli ultimi giorni un piccolo ribasso, poi ha recuperato grazie anche agli ultimi dati forniti a livello contabili, che ha permesso un po' di recuperare terreno al titolo. E quindi abbiamo questa aggiunta qui di Unicredit, Eni e Telecom Italia, che ovviamente potete combinare, e qui vi lascio sempre a voi l'ultima scelta. Io personalmente inserirei tutti e 5 titoli, cercando di mettere uno 0,2 sull'Eni e poi 0,10-0,10 su Telecom Italia e Unicredit sostanzialmente. Quindi sono 5 titoli che secondo me vale la pena, per chi segue le stocks italiane, vale la pena un attimino di seguire. Ovviamente un discorso fondamentale che avevamo fatto anche un mese fa, quando la borsa è già sui massimi, a livelli, alcuni indici sono addirittura sui livelli storici, e in questo caso qui è sempre abbastanza difficile comprare. Quindi vi raccomando sempre di lasciare una piccola quota in liquidità. Io consiglio sempre tra 1,02 e 1,04 che avete a disposizione sul vostro capitale. Quindi, tanto per farvi capire, se lavorate con 20.000 euro, lasciatevi 1, 4, 5.000 euro in liquidità, per far cosa? Più che altro per andare a coprire le nostre posizioni qualora ci dovessero essere delle situazioni a nostro sfavore, sostanzialmente. Quindi, in questo caso qui, andremo a coprirci direttamente sul futures dell'ITA 40, e in caso in cui dovessimo perdere questa zona dei 22.284, che al momento sembra essere scongiurata, quindi sembra essere abbastanza lontana, in questo caso qui ovviamente possiamo tranquillamente rigirarci short, metterci short sul mercato e coprire un po' i nostri titoli che avevamo in portfolio. Vi ricordo sempre che cerchiamo di fare una gestione, diciamo, da 1 a 10 sotto il profilo di rischio. Qui siamo praticamente a metà strada, quindi 5, nel senso che cerchiamo di replicare un po' i valori del benchmark e di portarci a casa delle percentuali con una gestione di titoli a livello settimanale, quindi senza
qui non si parla di intraday, ma si parla proprio di monitorare i titoli settimana per settimana, addirittura lo potete fare anche una volta ogni 10 giorni, quindi 3 volte al mese. È un modo di avere un qualcosa, di far rivalutare un po' il vostro un capitale che avete a disposizione, anziché magari lasciarli lì in banca a svalutarsi o comunque tenerveli sotto il cassetto, una piccola percentuale, insomma, dei vostri risparmi li potete comunque far rivalutare, più che altro con una gestione diciamo conservatrice su questi titoli qui, o sul mercato italiano, come stiamo facendo in questo caso qui, o magari sul mercato americano, su Wall Street, o addirittura su altri mercati europei, come abbiamo visto in precedenza, sul mercato spagnolo, francese, che ci permettono comunque anche di replicare un po', di trovare dei mercati alternativi rispetto a quello italiano, che magari non sempre ci dà delle ghiotte opportunità. Okay? Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo passare anche al mercato a Wall Street, al mercato statunitense, e vedete la situazione qui. Vi incrocio prima i tre indici: Dow Jones 23.405, ancora in rialzo dopo una correzione piuttosto fisiologica. La tendenza la vedete qui a livello oraria, è abbastanza chiara. E anche sul daily non cambia poi più di tanto, perché comunque il Dow Jones continua a fare massimi storici sostanzialmente. S&P 500, che rispetto al Dow Jones è un pochettino più, diciamo, ha avuto una flessione rispetto al Dow Jones più accentuata, e qui ci dà anche magari un'opportunità a livello orario di spread trading tra i due indici, vista un po' così a occhio nudo. Vi terrò aggiornati con le nostre analisi dopo un approfondimento. E ovviamente abbiamo anche la situazione sul tecnologico del Nasdaq, anche in questo caso qui una correzione nell'ultima settimana anche sul Nasdaq, 1070 punti sostanzialmente, e siamo proprio in attesa delle release proprio sul settore tecnologico. Quindi attenzione alle release dei prossimi giorni, e comunque anche della prossima settimana. Come dicevamo prima, anche Google è una tra queste sostanzialmente. Nel nostro portfolio avevamo diverse situazioni, una delle quali è General Electric, che come vedete in questo momento qui sta soffrendo abbastanza sul mercato. In questo momento la quotazione è 21,83. Ovviamente il mercato è chiuso attualmente, parliamo quando aprirà alle 15:30, e 21,83 il prezzo di chiusura di ieri. E sotto questo punto di vista è la prima azione su cui potremmo eventualmente fare un average down, okay? Cercare quindi di promediare la posizione con un piccolo incremento, o eventualmente in questo caso qui andarci a coprire su un'altra azione paritetica. L'unica cosa che di voi ce l'ha in portfolio, questa azione qui è molto simile ad una che avevamo nel portfolio trimestrale del terzo trimestre. Mi ricorda tanto BMW, azioni comunque solide, azioni comunque che tenere in portfolio vanno sempre bene. L'unica cosa è che sono un po' più lente, quindi bisogna avere un po' più di pazienza sostanzialmente. Poi abbiamo Expedia, quella che ha il maggior potenziale. Ce l'avevamo noi ormai già da diverso tempo. Expedia, il prezzo di carico che avevamo era di 140 e 22 sostanzialmente, in questo momento è 150,73, e c'è ancora margine su Expedia. Addirittura siamo ritornati su una zona di acquisto, quindi su Expedia manteniamo tranquillamente la nostra
posizione, così come la manteniamo anche su Oracle, che dopo gli ultimi dati, vedete qui questo gap, brutto gap, sta iniziando un po' a recuperare. Anche in questo caso qui noi avevamo fatto un promedio proprio nel momento in cui il titolo proprio perdeva, era arrivato a perdere addirittura un 10%, e promediando la posizione che abbiamo fatto un paio di settimane fa, più o meno siamo sul nostro prezzo di acquisto per quanto riguarda proprio Oracle. E abbiamo anche Expedia Oracle, ovviamente una materia prima, ok, in questo caso qui ABX sarebbe Barrick Gold, l'oro che io consiglio sempre di mettere nei propri portfolio, tutto ciò che riguarda i metalli preziosi, avere sempre una percentuale. In questo caso qui non mi preoccupa minimamente ABX, 15,80, buon prezzo d'acquisto, quindi in realtà chi si vuole costruire proprio adesso un portfolio l'acquista a un miglior prezzo. La vediamo anche a livello daily, in questo caso qui ovviamente ha scontato un po' la caduta che ha avuto l'oro nelle ultime fasi, però se facciamo anche una comparazione con lo stesso gold, eccolo qui, lo vedete proprio, si muove in una maniera molto molto speculare, vedete, praticamente sono uguali, l'unica cosa che ovviamente l'oro è un po' più volatile, quindi anziché comprare oro magari possiamo comprare tranquillamente ABX. Ci saranno comunque news positive per ABX a partire da gennaio, soprattutto per quanto riguarda alcune miniere peruviane che sono state scoperte. È il mercato più importante per quanto riguarda la produzione di oro, perché lì, in quel paese lì, è dove costa meno sostanzialmente. Attualmente, per quanto riguarda la produzione di un'oncia, siamo intorno ai 500 dollari l'oncia, ok. E vi volevo segnalare una potenziale new entry, Capital One Financial. Mi piacerebbe inserirla nel portfolio perché oltre ad avere comunque una tendenza piuttosto forte, vedete dei risultati piuttosto buoni. Voi mi direte: oddio, siamo già in ritardo, non siamo già in ritardo. In realtà, dal punto di vista tecnico, siamo in ritardo, ok? Quindi non la compriamo subito. Io però ve la segnalo perché magari rivederlo proprio in zone di 87,50 potrebbe essere una soluzione molto molto interessante, ma soprattutto se dovesse continuare a tirare, quindi avere un prezzo d'apertura al di sopra dell'attuale massimo, potremmo un po' andare addirittura a catturare i massimi annuali sulla zona dei 94,50/95. Quindi è una di quelle che dal punto di vista tecnico non è proprio ottimale da comprare, però è ottimale da comprare dal punto di vista fondamentale. Continua ad avere risultati positivi, e quindi sotto questo punto di vista è un'opzione che possiamo avere. Ok, vedo che se avete qualche domanda, cortesemente, così se volete magari vedere qualche titolo in particolare. Alcuni mi chiedono: il live trading di stamattina era programmato? Allora mi fornisci, Jonathan, un grande assist, perché stiamo per lanciare una trading club, ok, dove faremo con chi ovviamente lo desiderasse proprio webinars in cui facciamo solo ed esclusivamente trading, non solo con me ma anche con altri professionisti del settore, ok? Quindi sto preparando un pacchetto piuttosto interessante che troverete veramente molto molto interessante, un nuovo lancio che non so se lo faremo in tempo per fine anno, ma che per gennaio sicuramente troverete interessante. Addirittura l'idea che ho è la trading club sarà il giovedì 10
di addirittura 6 ore. Ok, quindi è una trading club, una giornata di trading dove avrete a disposizione diversi professionisti a rotazione, magari un'oretta e mezza con me, un'oretta e mezza con altri professionisti che conoscerete comunque nelle prossime settimane, che vi daranno proprio l'opportunità comunque di fare un copia e incolla delle posizioni che aprite, ok? Quindi dove verranno settati proprio tutti i livelli di stop e quant'altro. Un saggio lo potrete trovare proprio nel live trading di questa mattina, lo scalping in apertura del DAX che ho realizzato proprio questa mattina qui, e che potete tranquillamente rivederlo sul nostro canale YouTube. E quindi sotto questo punto di vista è una cosa che sicuramente vi farà molto molto piacere. Tra l'altro, agli amici di Investing, so che siete tanti che magari cercate formazione o comunque cercate anche un supporto, come vedete direttamente dentro la nostra piattaforma. Guardate, qui c'è il click più formazione, e aprendo più formazione, guardate, trovate il FAQ glossario con la possibilità di attivare il vostro percorso formativo. Okay, lo stanno completando, e quindi lo troverete disponibile dentro la piattaforma. E ovviamente qui nella sezione del Trading Basic avete l'opportunità di rivedere l'ultimo webinar, e addirittura troverete, per chi è cliente, la possibilità di vedere altri webinar in versione premium. Ok, quindi comunque all'interno di una piattaforma avere tutti questi strumenti sicuramente è un vantaggio in più, insomma, che potete tranquillamente sfruttare con XTB. Ok, tra pochissimo verranno pubblicate anche le 3 idee di trading che sono per i nostri clienti premium, quindi insomma credo che potrete trovare un pacchetto completo di servizi. Inoltre, per tutti i miei amici che vogliono fare formazione, e qui trovate Formazione Trading Academy. Ogni martedì avete l'appuntamento con la nostra sala training per quanto riguarda un appuntamento live appunto sulla Trading Academy, e avete qui, vedete, il percorso formativo, tutte le lezioni potete farle tranquillamente, la nostra chat poi avete a disposizione, cliccate su mostra lezione e avete proprio la possibilità di formarvi in una maniera molto molto dinamica, ok? E quindi insomma, da qui a fine anno ho grosse grosse novità, e rimanete con noi. Anzi, per chi comunque, per tutti gli amici di Investing che vogliono già provare il servizio, tranquillamente cliccando su Apri conto reale potete tranquillamente aprirvi un conto, fare una prova e vedrete un attimino come cosa significa lavorare con un broker come XTB, che veramente personalmente ve lo dico non perché ci lavoro, ma perché comunque anch'io come voi sono un cliente retail, e quindi io personalmente vi posso dire che ho provato veramente 15 piattaforme, e vi posso dire che XTB si colloca sicuramente tra le prime soluzioni, tra i primi top broker. Quindi questo è un po' il consiglio che vi do: se volete iniziare a fare trading seriamente, fate questi passi qui e vedrete insomma i risultati. Più che altro cercherete di avere dei risultati nel lungo periodo; nel breve è sempre abbastanza difficile e fuorviante. Per il momento io direi che è tutto. Ovviamente, se avete delle domande, andrea.dimarco@xtb.it lo trovate direttamente qui sulla mia mail, tutto quello di cui avete bisogno. E io vi ringrazio per essere stati qui con me, e vi auguro ovviamente una buona giornata. Grazie mille e alla prossima.